riconoscere che avere una Presidente del Consiglio donna che si è fatta largo da sola è un bel cambiamento per l'Italia, in positivo. Il governo vedremo, ci sono tanti punti interrogativi, vedremo, giudicheremo sui fatti. Al 19 noi e il 26 lui faremo un'assemblea in cui ratificheremo l'accordo di federazione, che vuol dire che il gruppo ci si costruirà una segreteria congiunta, questa segreteria congiunta deciderà posizionamento, deciderà le alleanze, deciderà insomma tutti i contenuti della vita dei due partiti. Di questa federazione io sarò il presidente, il vicepresidente verrà indicato da Italia Viva, avrà un organo paritetico e poi faremo funzionare questa federazione non solo con i gruppi unici in Parlamento ma in tutta Italia e piano piano, piuttosto speditamente andremo verso il partito unico per le europee. Mi fido al 100% perché credo che la prospettiva politica di Italia Viva è collegata alla prospettiva politica di federazione col terzo polo e quindi credo che siano molto consapevoli e molto determinati. Io continuo a pensare che Forza Italia abbia un posizionamento che è estremamente pericoloso, perché Berlusconi tante volte, non solo una volta, ha reinterpretato, diciamo così, la crisi in Ucraina come se fosse colpa degli ucraini e Putin una brava persona che voleva mandare altre brave persone a Kiev. E siccome quel partito è il partito di Berlusconi, di proprietà di Berlusconi, il rischio che ci sia un posizionamento sbagliato dal punto di vista internazionale è forte. Il sindaco di Piombino se la dovrà vedere col presidente del Consiglio che è del suo stesso partito e si vedrà lì se nella Meloni prevalgono gli interessi di partito o gli interessi di governo, perché quel rigassificatore è fondamentale. Chiaro che è un rigassificatore in un porto, quindi non è un rigassificatore a largo e quindi la comunità va rassicurata, vanno prese tutte le prescrizioni possibili e immaginabili, ma io ricordo che da quando sono nati i rigassificatori non c'è stato mai un singolo incidente.